spesso le storie creano molta più empatia della politica, perché nei nostri, noi spesso facciamo più politica con un film che il politico con milioni e milioni di parole e discorsi, perché noi creiamo l'empatia attraverso i personaggi. Lo spettatore si identifica molto di più in una storia, in un film, che in un discorso politico. Ti fidi sempre di tutti. Ma secondo te... Sarà Beppe Fiorello il testimonial della quarta edizione di Imbavagliati, il festival del giornalismo civile promosso dal Comune di Napoli e dall'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, che è stato presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo. Dal 20 al 26 settembre al PAN si presenteranno storie vere, testimonianze e immagini di quel giornalismo che in ogni angolo del mondo è assediato dalla censura e dalle minacce. Due mostre fotografiche racconteranno i volti della guerra e le immagini della memoria. Ci sarà questo evento con Beppe Fiorello, che da sempre si è battuto attraverso le sue fiction per dare voce a storie dimenticate, voce degli ultimi. Il tema di quest'anno è Figli di un'informazione minore. Noi racconteremo le storie di giornalisti che vivono in alcuni paesi dove non c'è solo la censura in generale, ma c'è anche la censura al dissenso, anche internet è censurato, quindi questi giornalisti probabilmente molti loro sono in carcere, noi non lo sappiamo perché non possono partire petizioni, quindi vogliamo raccontare luoghi dove la censura è totale. Sempre al PAN il 18 settembre sarà assegnato il premio Pimentel Fonseca in memoria di Daphne Caruana Galizia, la giornalista maltese assassinata mentre indagava sui rapporti fra politica e finanza. Il riconoscimento sarà consegnato alla sua collega Caroline Muscat, mentre un premio honoris causa andrà alla spagnola Olga Rodriguez. Siamo orgogliosi che questa nostra città per molti giorni diventi il luogo in cui tante persone provenienti da ogni parte del mondo si interrogano, lavorano e solidarizzano con chi nel mondo si batte per questi diritti. Vorrei anche dire che in questo modo noi abbiamo raccolto una grande vocazione identitaria di questa nostra città. Ne abbiamo fatta nel corso di questi anni effettivamente una città rifugio, nel senso che qui possono trovare solidarietà, accoglienza e rispetto e difesa della loro dignità persone che sono perseguitate, e questo è da sempre la grande vocazione multiculturale e universale di Napoli. Il programma completo dell'iniziativa su www.imbavagliati.it.